Prima Pietro, capitolo 1, leggiamo dal verso 13 fino al verso 21. Come lo trovate, per favore, alzatevi in piedi. Gloria a Dio. È un'esortazione dell'Apostolo Pietro a una vita santa. A Dio vada la gloria per la sua parola. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché è scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Amen. Chiudiamo gli occhi, chiniamo il nostro capo e preghiamo il Signore. Caro Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore perché abbiamo potuto leggere questo passo della tua parola e ti vogliamo pregare che tu possa guidare la meditazione di esso affinché le anime nostre possano essere cibate e la nostra fede possa crescere in te. Parla dall'alto, mediante l'unzione del tuo spirito, te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Ci sono due aspetti del carattere di Dio che non dobbiamo mai dimenticare: la santità e l'ira, che sono due cose correlate tra di loro. Santità e ira. La santità è stata definita da parte di qualcuno come qualcosa che evidenzia la separazione di Dio dal male e dal peccato. L'ira è la reazione di Dio al peccato. Ed ecco perché è scritto che il mondo è sotto l'ira di Dio. Perché il mondo, inteso come coloro che vivono nella corruzione lontano da Cristo, vivono nel peccato e nella corruzione. Ed ecco perché è importante che noi siamo santi come Dio è santo, in modo tale che su di noi non ci sia l'ira, ma la benedizione, e ci possa essere la sua unzione nella nostra vita. Questo aspetto della santità di Dio è qualcosa che oggi viene spesso dimenticato e messo da parte. E anche delle volte in mezzo a noi ci preoccupiamo poco della santità di Dio e ci ricordiamo poco del fatto che Egli è anche un fuoco consumante. Vi consiglio, se non l'avete letto, un libro che è stato edito qualche anno fa da Adi Media, Il Dio Indomabile, dove viene ripresentata la persona di Dio alla luce dell'Antico e del Nuovo Testamento, fuori dagli schemi buonisti che ci sono stati insegnati purtroppo da alcuni falsi predicatori che presentano Dio come una sorta di vecchio ramollito che si può, del quale ci si può prendere di gioco e il quale si è un po' dimenticato dell'importanza della santità e della vita separata dal peccato. Ci viene detto delle volte da alcuni falsi predicatori che Dio è buono e alla fine salverà tutti, che Dio in fin dei conti è misericordioso e quindi anche se pecchiamo non fa nulla, Egli ci comprende, che Dio va oltre quelle che sono le nostre fragilità. Io sono grato a Dio che Egli ci perdona, sono grato a Dio che Egli ci comprende, ma so anche che l'Apostolo Paolo disse: se siamo stati salvati, noi non possiamo più continuare a vivere nel peccato.
Perché se è vero che dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda, è altrettanto vero che noi siamo stati chiamati a vivere una vita che testimonia di Cristo e della sua santità. Ed ecco perché è importante che, come dice l'apostolo Pietro nel verso che abbiamo letto, il verso 17, se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, comportatevi con timore. Noi lo chiamiamo padre, giustamente, e lo chiamiamo perché siamo per grazia figli di Dio, ma se egli è padre, noi dobbiamo comportarci con timore durante i giorni della nostra vita terrena. Tra Dio e il peccato c'è una voragine, c'è un abisso. Egli detesta il peccato, la sua ira nella testimonianza. E alcune definizioni che la Bibbia dà di Dio ci fanno capire proprio questo. Ne considererò tre o quattro, ma ne potremmo elencare molte di più. Innanzitutto, la Bibbia presenta Dio come l'Altissimo, l'Altissimo, che ci dà l'idea sicuramente del fatto che Egli è sovrano e che Egli è al di sopra di tutti. Non c'è nessuno che è al di sopra di Dio. Egli è il Re dei Re e il Signore dei Signori. Ma ci dà l'idea anche della grande distanza che c'è tra noi e Lui. Egli è l'Altissimo, noi non lo possiamo raggiungere, perché noi siamo polvere, noi siamo peccatori per natura. Tutti abbiamo peccato e tutti siamo privi della gloria di Dio. Non c'è un peccato originale, c'è una tendenza al peccato in noi che ci porta ad essere trasgressori della legge di Dio. E siccome Lui è l'Altissimo e noi non lo potremmo raggiungere, Egli ha mandato qualcuno, Gesù Cristo, affinché sia il trade union, l'elemento di unione tra noi e Lui. È l'Altissimo il Signore, non dimentichiamocelo mai. Per questo dice che noi dobbiamo camminare con timore. E in Genesi, quando Melchisedec, re di Salem, incontrò Abramo, è scritto che disse ad Abramo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. Egli è l'Altissimo. E in Salmo 7 verso 17 è scritto: io loderò il Signore per la sua giustizia, salmeggerò al nome del Signore l'Altissimo. Egli ha la terra come sgabello dei suoi piedi, ed egli non abita in templi costruiti da mano d'uomo. Egli è l'onnipotente, egli è al di sopra di ognuno di noi. E allora, fratelli e sorelle, se noi vogliamo che lo sguardo di Dio, che è l'Altissimo, possa arrivare fino a noi, noi dobbiamo camminare con timore durante i giorni della nostra vita, ricercando la santità, cioè la separazione da tutto ciò che è peccato. Non ha ragione il mondo, ha ragione la parola di Dio. E ciò che la parola di Dio definisce peccato è peccato. E se anche il mondo e le organizzazioni religiose provano ad ammorbidire la visione di Dio, la visione di Dio rimane sempre la stessa. Lui non è un moderato, lui è un estremista dinanzi al peccato. Per lui non ci sono mezze misure. Per lui o siamo caldi, o siamo freddi, o siamo ferventi. La tiepidezza non gli piace. Noi dobbiamo vivere al centro della sua volontà e quindi dobbiamo ricordarci che se egli è santo, noi dobbiamo essere santi, altrimenti la sua ira si riverserà su di noi. Egli è l'Altissimo. Egli è qualcuno che è distante dall'uomo peccatore. Tant'è che quando Mosè pascolava il greggio di suo suocero Ietro ed ebbe la visione della gloria di Dio, un bruno ardente, e provò ad avvicinarsi, sentì una voce da quel bruno ardente che gli disse: non ti avvicinare, togliti i calzari, perché questo luogo è santo. E tu, Mosè, santo non sei. Quando Mosè disse: Signore, fammi vedere la tua gloria, Dio gli rispose: tu non puoi vedere la mia gloria. Lo puoi vedere solo nascosto dentro una roccia e di spalle, perché se tu mi dovessi vedere, tu moriresti all'istante.
Dio è distante da noi. Tant'è che quando il popolo di Israele si voleva avvicinare al monte Sinai, Dio disse a Mosè, prima di scendere dal Sinai, fai un recinto intorno al monte, affinché il popolo non lo oltrepassi. Potrai salire soltanto tu e tuo fratello Aaron. Nessun altro potrà salire sul monte. Nessun altro si potrà avvicinare alla mia santità. Quando leggiamo nel libro dell'Esodo che vennero date le istruzioni per la costruzione del tabernacolo, quando il luogo santissimo venne costruito, Dio disse ci sia un velo che separi il luogo santissimo dal luogo santo, quella che noi chiamiamo la cortina, perché ci deve essere una distanza tra me e i sacerdoti. Nel luogo santissimo, oltre la cortina, potrà entrarci una volta l'anno soltanto il sommo sacerdote. Quando Giosuè, insieme al popolo di Israele, passò il fiume Giordano per entrare nella terra promessa, è scritto in Giosuè, capitolo 3, verso 4, che Dio disse, per mezzo di Giosuè, vi sarà tra voi e l'arca, che è figura della presenza di Dio, una distanza di 2000 cubiti, un chilometro circa, e nessuno si avvicini ad essa. E che questa fosse la volontà di Dio è testimoniato dal fatto che quando Uzza impuro toccò l'arca dell'Eterno che veniva trasportata da Davide verso la città di Gerusalemme, egli morì sull'uomo. C'è una distanza tra noi e Dio, e questa distanza è stata colmata solo da Gesù Cristo. Altrimenti nessuno di noi si potrebbe avvicinare all'Eterno Io Sono, all'Altissimo, al Signore dei Signori e al Re dei Re. Se invocate come Padre colui che giudica senza favoritismi, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Ci sono altre due immagini che raffigurano Dio, ce ne sarebbero, ripeto, altre: la luce e il fuoco. Nessuno di noi può guardare in modo fisso una luce nella sua purezza, perché altrimenti rimarrebbe accecato. Perché la luce è qualcosa che noi non resistiamo. Provate a fissare il sole. Dio è molto più luminoso del sole. E se noi non possiamo guardare il sole più di qualche secondo, immaginate se noi potessimo contemplare Dio nella sua gloria e nella sua purezza. Pensate al fuoco. Il fuoco è qualcosa che ci riscalda fin quando siamo a una certa distanza. Ma non c'entrare nel fuoco, perché il fuoco ti consuma quando tu entri in esso. E anche in queste due figure vediamo la separazione, la distanza che c'è tra Dio Santo e l'uomo peccatore. Ricordarsi questo è fondamentale per evitare, come accade oggi, di svalutare la croce di Gesù Cristo. Perché ci siamo dimenticati forse che se non fosse stato per quella croce, nessuno si sarebbe potuto avvicinare al Dio Altissimo, nessuno si potrebbe accostare al Dio Santo, nessuno potrebbe avere comunione con colui che è luce e fuoco. È stato Cristo a rendere possibile tutto questo. E noi vogliamo essere grati a Dio per quel sacrificio che è stato fatto. Oggi ci è dimenticati di tutto questo. Dio spesso viene presentato, lo voglio ripetere, come un Dio che ha perso dimestichezza con la santità. Lui è sempre lo stesso. La sua ira si manifesta quando l'uomo approfitta della sua bontà. Anania e Saffira erano due che avevano capito questo. Pensavano che accostarsi a Dio fosse qualcosa che si poteva fare con superficialità e vivendo nel peccato. Ma quando essi provarono a ingannare Pietro, Dio dimostrò tutta la sua santità, al punto tale che Anania e Saffira, per la menzogna detta, morirono anche loro. Dio è santo, dai. E noi dobbiamo essere a nostra volta santi. Cercate la pace con tutti, ebrei, e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Se invocate come Padre colui che giudica senza favoritismi, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Abbiamo un Dio che ama la creatura sua, cioè ama ognuno di noi, ma non tollera il peccato. E la soluzione che lui ha trovato nell'eternità
è prendere un corpo di carne in Cristo Gesù e venire su questa terra affinché su di lui l'ira potesse essere riversata e noi potessimo essere risparmiati dal giudizio eterno. Ma questo è possibile nella misura in cui permettiamo a Cristo di vivere in noi e di trasformare la nostra vita in modo da separarci da ciò che non è buono e volgere lo sguardo verso ciò che è bello. Allora, fratelli, sorelle, vogliamo con tutto il nostro cuore chiedere perdono a Dio se siamo stati superficiali, chiedere perdono a Dio se non ci siamo comportati con timore, chiedere perdono a Dio se lo abbiamo scambiato per un uomo di questa terra e abbiamo pensato che lui in qualche modo potesse passare oltre e chiudere un occhio dinanzi ai nostri peccati. E vogliamo invocare il sangue di Gesù affinché possiamo essere lavati, nettati e purificati e possiamo scampare quando il giorno dell'ira di Dio si riverserà su questa terra. Scampare perché saremo in Cristo e saremo in Lui salvati, perché non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Il camminare secondo la santità e la volontà di Dio è alla base dell'essere accettevoli dinanzi alla grazia di Dio ed è qualcosa che ci garantisce la sua benedizione e la sua unzione. Il Signore non unge tutti, il Signore unge solo coloro che decidono di vivere una vita santa. E se è vero che noi possiamo pregare, dobbiamo pregare, Signore manda lo Spirito Santo, è altrettanto vero che noi dobbiamo essere in Cristo ben preparati per riceverlo. La ricerca del battesimo nello Spirito Santo è una necessità, la quale richiede che noi ci accostiamo a Dio con timore affinché Egli possa riversare l'olio dell'unzione su ciascuno di noi. Mentre preghiamo per il battesimo dobbiamo aprire il nostro cuore e la nostra mente a Dio e togliere dai nostri cuori ogni pensiero che ci distrae e che ci allontana dalla sua santità. Dobbiamo permettere che Dio possa prendere il controllo della nostra mente, del nostro cuore, della nostra lingua. E dobbiamo far sì che la gloria di Dio possa venire ad abitare in noi. Abbiamo bisogno di vivere dei culti dove il nome di Dio viene innalzato e dove ognuno con santo timore celebra la grandezza dell'Eterno. Perché non siamo qui venuti per assistere a uno spettacolo dove c'è musica e dove c'è un discorso e dove ci sono persone che raccontano i fatti che il Signore ha fatto per lui. Noi siamo qua dentro per dare gloria a Dio e per ricevere la sua benedizione. Non siamo di certo venuti per trascorrere un'oretta alternativa, noi siamo qui perché abbiamo bisogno che Dio tocchi la nostra vita, trasformi le nostre menti e ci dia quella potenza che viene dall'alto, senza la quale noi non possiamo vivere una vita cristiana vittoriosa. Non possiamo trascorrere inutilmente quest'ora, la dobbiamo trascorrere proficuamente, ricevendo ogni cosa che Dio ha preparato per la nostra vita. Io credo in un Dio che è venuto qui per benedire, per battezzare, per salvare e per operare miracoli. Ma credo anche che la mia testardaggine nel vivere superficialmente è un ostacolo alla sua benedizione nella mia vita. Ed ecco perché mi voglio aprire e voglio invitare ognuno di noi ad aprirsi. Perché ciò che conta, fratelli e sorelle, non è come siamo entrati, ma come usciremo da questo luogo. E io voglio e desidero con tutto il mio cuore uscire da questo luogo benedetto, consolato e ripieno. Ripieno dello Spirito di Dio, che è l'olio di letizia, che è la gioia del Signore. E state tranquilli che quando la benedizione di Dio è su di noi, tutti i problemi vengono risolti, perché Dio guida ogni cosa. Se hai problemi nella tua vita, è venuto il tempo di invocare il Padre Celeste e di invocarlo con tutto il cuore e di chiedere che Egli illumini la tua mente e guidi i tuoi passi per poter fare ogni cosa secondo la sua volontà. Se in questo momento hai una difficoltà nel pensare al tuo futuro, c'è un Signore che è già un piano per la tua vita, che è il piano migliore che ci possa essere. Se tu ti arrendi a Lui, Lui saprà come guidare i tuoi passi. Ma devi comportarti con timore, ricordandoti che Egli è santo e che come Lui è santo, io e te dobbiamo essere altrettanti. Chiudiamo gli occhi, chiudiamo il nostro capo.
adoriamo il Signore e predisponiamo